Anche Salerno dice sì alla rottamazione delle ingiunzioni fiscali. Il provvedimento, che se approvato dal Parlamento, troverà pronta l'applicazione anche il Comune di Salerno. La decisione è stata infatti varata oggi nella seduta del Consiglio Comunale con l'assessore al bilancio Luigi Della Greca, che ha fornito anche una serie di delucidazioni sull'argomento. All'esame della seduta anche altri provvedimenti di natura finanziaria che hanno scatenato la dura critica da parte dell'opposizione, come quella del consigliere comunale Dante Santoro. Oggi è una seduta di consiglio comunale molto importante, si vota il bilancio consuntivo, il rendiconto di come sono stati spesi i soldi dei salernitani. Purtroppo siamo in presenza dell'ennesimo bagno di sangue di questa amministrazione di sanguisughe che hanno imposto le tasse più alte d'Italia ai salernitani senza corrispondere a dei servizi. Il vero dramma è che pagheremo i loro debiti per i prossimi 30 anni. Hanno fatto un mutuo da 200 milioni di euro, ripeto, 200 milioni di euro che pagheremo fino al 2043. Quindi lasceranno danni per i prossimi decenni, per le loro spese pazze, per lussi che non corrispondono alle vere esigenze dei cittadini. Possono essere rottamate solo quelle che sono state notificate, le ingiunzioni fiscali, quindi è importante, non parliamo di avvisi di accertamento e altre cose, ma solo le ingiunzioni fiscali, questo lo stabilisce la legge, se sono state notificate entro il 31/12/2017, quindi poi ovviamente ci sarà la domanda da presentare entro il 31 luglio, poi la Soget comunicherà il concessionario entro il 16 settembre che cosa bisogna pagare e quante rate potranno essere pagate in base a quello che indicherà anche il contribuente. La legge stabilisce che non si può andare oltre il 30 settembre del 2021, quindi le rate possibili possono essere massimo 25. Questo è un pochino le cose più importanti del contenuto nel regolamento.